buonasera e ben arrivati alla 458 milionesima puntata del Maurizio con tanto ciò. Partiamo, gli ospiti di oggi sono Paolo Bonolis. Non ce l'abbiamo? È rimasto incastrato sulla tibuttina? Mazza, oh! Passiamo a Jerry Scotti. Non abbiamo manco lui. Allora, Carlo Conti. Porca puttana. Ma possibile, dobbiamo registrare la puntata? Tra un po' mi rimane solo mia moglie, Maria! Buonasera e ben arrivati, c'è posto per te? No, Maria! Quante volte t'ho detto non mi puoi fare ste imboscate tra capo e collo? Collo, se ce l'avessi, che anche se non mi si allunga il collo, mi si allunga qualcos'altro che te vedo! Maurizio, state buono, me ne vado. Vai, vai. Base, partiamo da un filmato, apriamo la busta, grazie. Ma è possibile che non ci sia nessuno? Che è sta roba qua? Che quello è nessuno? Ho detto c'è nessuno, mi dite che c'è nessuno. Ho detto non c'è nessuno, mi dite che c'è nessuno. Ma che mi sta la piappa in culo? Ma fate come vi pare. La puntata ve la fate da soli, chi deve entrare entri, chi c'è, arrivederci. Buonasera. Ma ancora tu? Senti, coso, fai là, se mica ti aspetta nessuno, vatti a prendere con. Arrivederci. Oh, mio sfidante. Signori, bene, molto bene, visto che oggi dobbiamo parlare del nulla cosmico, che me frega, spegni pure le luci, allora, spegni studio, destua tutto, via, se risparmiamo anche sulle bollette. Eccoci qua, a posto, pronti, perché, no, chi ha riacceso? Sono innervosito e allo stesso tempo stupito, un connubio di emozioni che mi scombussola pure l'intestino, ma vado infatti anche in cesso, arrivederci. Io ero partito con zero aspettative, anzi ero già pronto, mi stavo scaldando perché ho detto, mamma che profumo delle dame che sento già a distanza, però poi è arrivato il mio. Si sarà confermato o ribaltato il risultato? State qui e guardatevi tutto il video. Andiamo al sodo, va, accogliamo l'ospite di oggi che mi aiuterà a parlare proprio di questo. Chris, eccolo qua, buonasera. Oh, salve a tutti. Giustamente, chi è? Non è il Cristo, perché lui lo richiamiamo già tante altre volte, è uno del gruppo. Entrare nel gruppo Telegrammi col villaggio dei crisatici, nei canali della Marisa, lasciamo stare anche quelli lì, vabbè. Allora, abbiamo analizzato un po' le analisi, vedo che siamo già in sintonia con il lessico. Le principali problematiche dei primi Nothing Phone spediti direttamente dal sito di Nothing è che le abbiamo viste di tutti i colori, in tutti i sensi. Infatti allora, verde, rosso, festa, sagra. Ma poi c'è quello col foro sporato, cioè c'è il buco che ti pare che gli abbiano sparato a fianco al buco e fatto un altro buco. Si è allargato il buco, beh vabbè. E sono usciti già diversi anche articoli che riguardano appunto schermo verde, pixel bruciati, roba marsa. Poi c'erano segnalazioni della cover che si infiltravano robe tipo condensa, che c'era, beh, che non sappiamo se quello lì l'ha buttato dentro al cesso dopo magari aver reagito allo schermo verde, può anche essere, però di problemi ne stavano sorgendo a valanghe. Ma il mio in realtà è perfetto, voglio dire, però attenzione che io ho chiesto il rimborso di quello che ho preso dal sito, perché tanto faceva prima arrivare da Amazon. Forse può anche essere che quella sia un lotto successivo rispetto ai primi, che tra l'altro i primi che hanno dato più fiducia se la son presa, forse c'è questo sospetto, perché sembra che stiano arrivando a tutti abbastanza senza problemi adesso, no? Ci siamo quasi sulla retta via, diciamo. Come partenza anche non è male, cioè è un'azienda appena nata, anche massa ben. Complimenti. Fai i complimenti. Un applauso a Novin. Uno perché adesso ce n'ho da dire altre, infatti proseguiamo, Graziella, al mitico Chris. Salve. Quindi signori, l'unica particolarità è sto design, basta, finito, grazie, proprio come la canzone della Fresca Carolina. Viva la fresca Carolina, che c'è la P. Finito, grazie. Non c'è niente. Lo so che è lo slogan del brand, ma francamente davvero, cioè, mi pare una perculata. Non metto in dubbio che sia bello, particolare, originale, ovviamente. Guardate, c'è pure il logo al centro, pare una bomba. Allora perché non la sciopi in aria? A parte gli scherzi, mi calmo un attimo e vi do anche una giustificazione del mio nervoso. Innanzitutto faccio il plauso per i bordi tutti simmetrici, una cosa rara da trovare su Android. Sono stati nel corso del tempo pochissimi dispositivi così, tipo il Pixel 5, ma Google quando fa una roba buona poi l'anno dopo la toglie, però vabbè. Alla fine ero rimasto all'idea che fosse un brevetto Apple, che tale per cui non potessero alcuni brand replicarlo per riuscire ad avere un po' tutto il bordo anche sotto fino. Fino un c***o.
In realtà non è così, perché proprio i bordi sono identici a quelli di un iPhone, quindi complimenti. La motivazione di questo odio represso che sta esplodendo un po' in questo video è perché sin dall'inizio non ho creduto per un secondo che potessero fare veramente la differenza sulle cose che io ho sempre criticato a tutti i brand di sbagliare, di trascurare, cioè il software. Ne ho anche le balottas strapiene di ripetermi, però parlo sempre della stessa cosa, ma non cambia mai niente, signori. L'integrazione di queste benedette camere nelle applicazioni terze, su Instagram, su ste robe qua, possibile che sia la piaga riconosciuta universalmente, ma comunque non gliene frega niente neanche ai produttori che nascono come Nothing con l'obiettivo di copiare spudoratamente Apple, perché è chiaro che lui è innamorato perso del fruttarolo e vuole fare lui, cioè lui è il figone che fa il fruttarolo con Android. Non ci si può fermare a sta cagatina del fatto del design, del fare una stilizzazione della mela morsicata con dei LED. Ma che è? Ma ci ho capito che punti all'effetto wow, perché purtroppo è una legge del mercato che devi puntare a quello, se no la gente non la incucchi. Incucchi. L'unico che rimane il vero e proprio competitor diretto del fruttarolo è sempre comunque Google, perché hanno tutti quella marcia in più proprio nel settore delle camere integrate meglio nelle app terze. Su Instagram possiamo accedere ai vari sensori, alla grandangolare, e inoltre Google ha capito finalmente che questo è un aspetto fondamentale, perché si vede che piano piano sta migliorando. Avete visto anche il discorso videomessaggi, sempre fatto nel video precedente, stanno diventando simili a iOS anche come distanza della faccia, non più zoomati. E inoltre anche con Android 13 ci aspettiamo un ulteriore miglioramento, perché avevano annunciato al Google I.O. che avrebbero ulteriormente affinato Camera X, che è la libreria che Google ha messo a disposizione di tutti per poter ottimizzare ste camere in maniera migliore, integrarle meglio, eccetera eccetera. Poi tutti se ne sbattono i maroni e come al solito ci ritroviamo in un marasma di letame diffuso universalmente un po' per tutti. Quindi i miei complimenti vanno a Google per l'impegno su sta cosa, sulle cose che contano, e finalmente dopo anni ci siamo arrivati. E non si può pensare di certo che sia Nothing quella che si avvicina al fruttarolo, ma manco per niente. Grandissimo, un grande, l'ho sempre stimato lui. Lui sì che è un vero intenditore, siamo amici dalla nascita, grande, bravissimo. State buono. Ecco, ce vo, mi dà fastidio che ci crei tutto sto hype della Madonna per una roba che palesemente non poteva assolutamente essere quello che speravo da maniaco che potesse essere. Poi bravo il Carlone Burlone, bravissimo, marketing della Madonna, come al solito lui c'ha tutta sta mania, sta fissa degli inviti da OnePlus, sta cagata, però questo crea, no, tutto quell'hype, la gente che condivida, che non vede l'ora di averla l'invito, è tutta una cosa esclusiva, e poi il primo giorno me lo butta su Amazon e arrivano pure prima di alcuni che l'hanno preordinato mettendosi in fila. Ma copate, ah! È tutta fuffa, perché di concreto non c'è niente di diverso da nessun altro. Non so che pare una super cazzo che continua a dire non vedo niente sul Nothing, imbecille pure tu. Ma se tu mi punti sul fatto che vuoi essere Apple con Android, se pensi di poterlo fare solo con sta cagata qua dietro, che tra l'altro poi ogni volta appoggio sul tavolo non te la vedo neanche più, mi tocca tenerlo al contrario per forza, perché devo pensare che sia un acquisto figo che ho fatto nella mia vita, allora mi devo autoconvincere e convincere gli altri che lo vedo. Oh, che figata! Proprio non ha capito niente. No, sveglia, aprite gli occhi e iniziate a pretendere qualcosa di più davvero, perché se no non arriverà mai nessuno a cambiare questo mercato di cui se ne viviamo le balle strapiene, stracolme. Ormai confido solo in Google, e pensa a te dove siamo arrivati se confido solo in Google. Fatta tutta sta mega premessa, se parliamo del telefono in sé, mi ha anche stupito estremamente in positivo per come gira. Io francamente mi aspettavo una mezza chiavica, un 778 G Plus, un procione medio gamma che se non ottimizzato bene va a scatti come una cagata protonica di quelle che arrivano a intermittenza, mezzo spruzzo sì, mezzo spruzzo no. Invece no, invece è ottimizzato benissimo per essere anche un'azienda nuova, voglio dire. Bravi, complimenti, l'ottimizzazione software c'è, gira molto bene, fluido, 120 Hz li mantiene molto bene, ovviamente ha dei bug di gioventù, c'è cioè, per dire qualche app crash, Asphalt 9 manco si apre, però giochi anche Genshin Impact, penso il gioco in assoluto più pesante, anche impostandogli la grafica al massimo, tiene bene, gira bene. Ecco, c'è stato un momento, vabbè questo caldo è anche giustificato, però ha deciso di andare in thermal throttling, si è scaldato un attimo, ha abbassato un pelo le prestazioni e iniziato a andare, madonna, ma
Madonna, che laggate protoniche che mi ha tirato in quel momento. Però è successo una sola volta, quindi ok, va bene. Però tutto sommato si comporta più che bene, esce anche dai giochi con animazioni fluide, non tutto a scatti, anche dalla camera riesce abbastanza ad uscire senza laggare troppo. Ovviamente si inizia lì a percepire un po' la fatica. Anche sta roba sarebbe più maniacale se riuscissi a fare una cosa più simile al Fruttarolo. Cioè, Fruttarolo riesce a mantenere la stessa identica fluidità su tutte le animazioni, compreso apertura e chiusura dell'applicazione fotocamera, perché prima dà priorità all'animazione, poi attiva il processo della camera, quindi tutta una questione per rendere il sistema fluidissimo. Su Android non è così, si sta aprendo la camera mentre c'è l'animazione, basta un attimo che tira una laggata. Ok, questo vale un po' per tutti gli smartphone Android. Dico, vuoi fare una cosa diversa? Pensa alle animazioni, pensa come puoi ottimizzare di più queste cose che non sono mai state perfette su Android rispetto ad iOS. Niente, neanche quello, niente, non c'è proprio niente, davvero. Oh, oh, mo vedi che dice un'altra cosa positiva del Pixel. Poi ovvio che il Pixel 6a con i 60 Hz Marsi sembra meno fluido. Ma come? Però comunque rimane il fatto che il Pixel 6a è sicuramente più performante, ha un procione top di gamma, il Google Tensor, quindi francamente comunque se devo pensare alla durabilizzazione negli anni prenderei il Pixel tutta la vita. Oh, oh, ecco. Costa anche meno, vi danno pure le cuffie in bundle in questo momento. Acquistate dal link in descrizione per supportare The Canal, gracias. Tornando a collegarmi a tutta la premessa iniziale, vi voglio far vedere le storie Instagram. In realtà non sono neanche malvagie, sono anche abbastanza fluide, tranne in alcuni contesti, magari qualche laghettino in più di sicuro del Pixel lo fanno. Però si vede che non c'è un minimo di lavoro di ottimizzazione particolare per dire oh, ho ottimizzato almeno Instagram. Tipo anche la gestione delle luci, i colori, vedete che si brucia tutto di più con la luce forte rispetto al Pixel, insomma. E ovviamente non si può fare il pinch out per accedere alla grandangolare, quindi non c'è nulla di più di tutti gli altri. Deluso dal fatto che va bene ma non c'è assolutamente il motivo di esistere, come se ne avessimo bisogno di un altro Android, perché sono massa pochi telefoni ancora. Beh, ecco, per dire, almeno Samsung quest'anno ci ha provato malissimo, ma ci ha provato a integrare meglio le camere su Instagram. Infatti almeno riesce a fare il pinch out con la grande angolare sulla serie S22. Poi che laggassero, facessero cagare ugualmente le storie, è un altro discorso. La personalizzazione di Nothing, carina, brutta o scena? Qui si va anche a gusti personali. Devo dire, a me fa schifo, ma comunque è un gusto mio personale. In realtà trovo che sia anche curata. Ci sono alcuni dettagli, anche poi c'è tutta la sezione di personalizzazione del glyph posteriore, dietro. Si vede, cioè, c'è cura anche nelle suonerie, con dei suoni tutto a tema un po' robotronico, no? C'è tutta questa sezione con le scritte puntinate, come appunto i dei Pixel. È la prima interfaccia che vedo basata su Android 12 stock, che appunto mantiene molto Android stock. Cambia qualcosina nei toggle, molto carucci i due toggle tondi che si ingrandiscono proprio come le balle quando sento parlare di Nothing, come se fosse l'azienda del secolo. Però bello, mi è piaciuto. Però devo dire che è tutto ben tematizzato, cioè che è un parco, è Gardaland, vabbè. Tranne per il fatto che poi te fai un giro nel sistema, in realtà vedi che è tutto comunque Android stock mescolato a sto stile di Nothing, che non c'entra una mazza. Cioè, secondo me è un connubio mal riuscito, perché è tutto minimal da una parte, tondeggiante, bello, colorato e tutto quanto, con poi Nothing che invece vuole tutto pixelato, tutto squadrato, tutto robotico, bianco e nero, tutto così. Ma che è tutto sbagliato. Cioè, comparto camera anche qua abbastanza più che promosso, è medio gamma, cioè ci sta come qualità generale, a parte che non si può fare 4K a 60 fps, ma chi se ne frega, va bene, ce lo tollero. Non tollero però che non vedevo da una vita che non si potesse switchare camera da grandangolare 1x e viceversa durante la ripresa di un video. No, ho deciso che non si può fare. Ma limitazioni no senza! Anche le foto non sono male, bella l'idea di poter illuminare oltre che con il flash anche con i glyph per diffondere meglio la luce. Vedremo di attaccare con l'angolo della roba a occhio. L'audio stereo, una bella merda. No vabbè, cioè brutta, qualità brutta, ovattata, chiuso, fanno schifo gli speaker. Gentili amici, ben trovati alla visione, all'ascolto di The Wall! Un buon motorino della vibrazione
buonino. Preciso in realtà è come quelli dei Samsung vecchi, però diciamo per capirci se qualcuno ne ha avuti. Ricarica wireless, comunque non veloce, neanche la ricarica normale è veloce, come per dire magari OnePlus, prendi qualcosa di buono da OnePlus. No, assolutamente no, è a 33 watt normale, 15 watt la ricarica wireless, una cagata. USB 2.0 ancora in giro. Lettore di impronte è molto buono, questo va detto, sicuramente meglio di quello del 6A. Insomma, qua si compensano un po'. Pixel 6a c'ha delle mancanze da via. Sicuramente il Pixel 6a, a parte le lettore di impronte, ha dei componenti qualitativamente parlando migliori. Autonomia anche questa, dai, ci sta, arriva tranquillamente a sera. Io mancheria altro. Un 778G Marso e anche massa, dai. In conclusione, ho fatto tutto un ragionamento all'inizio, non voglio ripetermi. Semplicemente io, se dovessi scegliere, chiaro che non lo comprerei mai, almeno ad oggi. Mi devi molto convincere, far vedere al meno con gli aggiornamenti come si comporta, no? Io non ho fiducia, parto che non ho fiducia, però probabilmente sbaglio, probabilmente sono cattivo con loro perché detesto che sia l'ennesima occasione persa, questo è il motivo. Detesto che si vada a convincere la gente veramente sul nulla cosmico e che in mano non hai nulla di diverso da qualsiasi altro brand che trovi. Io vi dico solo, non fatevi fregare, non fermatevi all'apparenza, perché sotto il cofano... Per non dire che chiaramente è sovrapprezzato da tutto sto hype della Madonna, perché io so figo, so bello, perché so figo, perché so bello, perché so quello dei OnePlus. Somma la palla sinistra, la palla destra, sai che roba che viene fuori se continuiamo su sta strada qua? Ci vuole il vero cambiamento, che non c'è minimamente stato neanche questa volta. Questo è il pensiero mio, voglio sapere il vostro. Spero di cambiare idea, prima o poi li teniamo d'occhio però, non ci si va a mettere la pietra sopra, perché carità. Occio al batocio. Molto bene, anche la puntata di oggi è finita. Mo vado da Maria. Mi raccomando, state tutti buoni. Alla prossima. Vabbè, qua te sta tanto comodi. Aspetto direttamente la prossima puntata qua.